Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è il tempo di lettura della parola di Dio perché questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi che è il mercoledì 21 di luglio del 2021, noi leggeremo ancora la parola di Dio, siamo nel libro di Secondo Samuele, leggeremo il capitolo 18 e 19. Vediamo quello che accade ancora tra questa vicenda difficilissima tra Davide e la vita di Absalom. Allora, capitolo 18 di Secondo Samuele, parola del Signore, dice così: Davide ispezionò la gente che aveva con sé e nominò dei capitani di migliaia e dei capitani di centinaia per comandarla. Fece marciare un terzo della sua gente sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abisai, figlio di Seruia, fratello di Joab, e un terzo sotto il comando di Itai di Gat. Poi il re disse al popolo: «Voglio andare anch'io con voi». Ma il popolo rispose: «Tu non devi venire, perché se noi fossimo messi in fuga non avrebbe importanza, ma se perisse la metà di noi nessuno ci farebbe caso, ma tu non conti per 10.000 di noi, dunque è meglio che tu ti tenga pronto a darci aiuto dalla città». Il re rispose loro: «Farò quello che vi sembra bene». Il re si fermò presso la porta mentre tutto l'esercito usciva a schiere a 100.000 uomini. Il re diede quest'ordine a Joab, ad Abisai e a Itai: «Per amor mio, trattate con riguardo il giovane Absalom». Tutto il popolo udì quando il re diede a tutti i capitani quest'ordine riguardo ad Absalom. L'esercito uscì per la campagna contro Israele. La battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim. Là il popolo di Israele fu sconfitto dalla gente di Davide. La strage fu grande, in quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese a tutta la contrada e la foresta divorò in quel giorno assai più gente di quella che non avesse divorato la spada. Absalom si imbatté nella gente di Davide. Absalom cavalcava il suo mulo. Il suo mulo entrò sotto i rami intrecciati di un grande terebinto e la testa di Absalom si impigliò nel terebinto in modo che egli rimase sospeso fra il cielo e la terra mentre il mulo se n'era sotto di lui passava oltre. Un uomo vide questo e andò a riferirlo a Joab dicendo: «Ho visto Absalom appeso a un terebinto». Joab rispose all'uomo che gli dava la notizia: «Come? Tu l'hai visto? Perché non l'hai sul posto steso morto al suolo? Io non avrei rifiutato di darti 10 sicli d'argento e una cintura». Ma quell'uomo disse a Joab: «Anche se mi fossero messi in mano 1.000 sicli d'argento, io non metterei le mani addosso al figlio del re, perché noi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abisai e ad Itai, dicendo: badate che nessuno tocchi il giovane Absalom. Se avessi perfidamente attentato alla sua vita, siccome nulla rimane nascosto al re, tu stesso saresti stato contro di me». Allora Joab disse: «Io non voglio perdere il tempo con te in questo modo». Prese in mano 3 giavellotti e conficcò nel cuore di Absalom, che era ancora vivo, in mezzo al terebinto. Poi 10 giovani scudieri e Joab circondarono Absalom e con i loro colpi lo finirono. Allora Joab fece suonare la tromba e il popolo fece ritorno smettendo di inseguire Israele, perché Joab glielo impedì. Poi presero Absalom, lo gettarono in una grande fossa nella foresta e innalzarono sopra di lui un mucchio grandissimo di pietre e tutto Israele fuggì, ciascuno nella sua tenda. Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva: «Io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome». Perciò diede il suo nome a quel monumento che anche oggi si chiama Monumento di Absalom. Ahimaas, figlio di Sadoc, disse a Joab: «Lasciami correre a portare al re la notizia che il Signore
gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici. Joab gli rispose: tu non porterai oggi buone notizie, le porterai un altro giorno. Oggi non devi portare buone notizie perché il figlio del re è morto. Poi Joab disse all'etiope: va e riferisci al re quello che hai visto. L'etiope si inchinò a Joab e corse via. Ahimaas, figlio di Sadoc, disse di nuovo a Joab: qualunque cosa venga, ti prego, lasciami correre dietro all'etiope. Joab gli disse: ma perché vuoi andarli dietro, figlio mio? La notizia non ti porterà nulla di buono. E l'altro: qualunque cosa venga, voglio andare. Allora Joab gli disse: corri. Allora Ahimaas andò di corsa per la via della pianura e oltrepassò l'etiope. Davide stava seduto fra le due porte e la sentinella salì sul tetto della porta dal lato del muro, alzò gli occhi, guardò e vide un uomo che correva tutto solo. La sentinella gridò e avvertì il re. Il re disse: se è solo, porta notizie. Quello si avvicinava sempre di più. Poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano: c'è un altro uomo che corre tutto solo. E il re: anche questo porta notizie. La sentinella disse: il modo di correre del primo mi pare quello di Ahimaas, figlio di Sadoc. Il re disse: è un uomo onesto e viene a portare buone notizie. Ahimaas gridò al re: pace! Prostratosi davanti al re con la faccia a terra, disse: benedetto sia il Signore, il tuo Dio, che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro di te, contro il re, mio Signore. Il re disse: il giovane Absalom sta bene? Ahimaas rispose: quando Joab mandava il servo del re e me, tuo servo, vidi una gran mischia, ma non so di chi si trattasse. Il re disse: mettiti là da parte. Egli si mise da parte e aspettò. Poco dopo giunse l'etiope che disse: buone notizie per il re, mio signore. Il Signore ti ha reso oggi giustizia, liberandoti dalle mani di tutti quelli che erano insorti contro di te. Il re disse all'etiope: il giovane Absalom sta bene? L'etiope rispose: possono i nemici del re, mio signore, e tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male, subire la sorte di quel giovane. Allora il re, vivamente scosso, salì nella camera che era sopra la porta e pianse. E nell'andare diceva: Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, fossi pur morto io al tuo posto, Absalom, figlio mio, figlio mio. Seconda Samuele capitolo 19. Allora andarono a dire a Joab: il re piange e fa cordoglio a motivo di Absalom. In quel giorno la vittoria si mutò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire: in quel giorno il re è molto afflitto a causa di suo figlio. Il popolo in quel giorno rientrò furtivamente in città, come avrebbe fatto gente coperta di vergogna per essere fuggita in battaglia. Il re si era coperta la faccia ad alta voce e gridava: Absalom, figlio mio, Absalom, figlio mio, figlio mio. Allora Joab entrò in casa del re e disse: tu copri oggi di rossore il volto di tutta la gente che in questo giorno ha salvato la vita a te, ai tuoi figli, alle tue figlie e alle tue mogli e alle tue concubine. Poiché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano, infatti oggi tu dimostri che i capitani e i soldati per te non contano nulla. Ora vedo bene che oggi, se oggi Absalom fosse vivo e noi fossimo tutti morti, allora saresti contento. Alzati dunque ora, esci e parla al cuore della tua gente, perché io giuro per il Signore che se non esci, neppure un uomo resterà con te questa notte, e questa sarà per te una sventura peggiore di tutte quelle che ti sono cadute addosso dalla tua giovinezza fino ad oggi. Allora il re si alzò e andò a sedersi alla porta della città. A tutto il popolo fu dato l'annunzio: ecco, il re si è seduto alla porta della città, e tutto il popolo venne in presenza del re. Gli israeliti erano fuggiti ognuno alla sua tenda. E in tutte le tribù di Israele tutto il popolo stava discutendo e dicevano: il re ci ha liberati dalle mani dei nostri nemici e ci ha salvati dalle mani dei filistei, e ora
è dovuto fuggire dal paese a causa di Absalom. E Absalom, che noi avevamo unto perché regnasse su di noi, è morto in battaglia. Perché dunque non cercare di far tornare il re? Il re Davide mandò a dire ai sacerdoti Sadoc e Abiatar: parlate agli anziani di Giuda e dite loro: perché sareste voi gli ultimi a far tornare il re a casa sua? I discorsi che si tengono in tutto Israele sono giunti fino alla casa del re. Voi siete i miei fratelli, siete mie ossa e mia carne. Perché dunque sareste gli ultimi a far tornare il re? Dite a Amasa: non sei tu mie ossa e mia carne? Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se non diventi per sempre capo dell'esercito al posto di Ioab. Così Davide piegò il cuore di tutti gli uomini di Giuda come se fosse stato il cuore di un solo uomo. Ed essi mandarono a dire al re: ritorna tu con tutta la tua gente. Il re dunque tornò e giunse al Giordano. Quelli che di Giuda vennero a Gilgal per andare incontro al re e per fargli attraversare il Giordano. Simei, figlio di Gera, beniamita, che era di Baurim, si affrettò a scendere con gli uomini di Giuda incontro al re Davide. Egli aveva con sé 1000 uomini di Beniamino, Siba, servo della casa di Saul, con i suoi 15 figli e i suoi 20 servi. Essi attraversarono il Giordano davanti al re. La chiata che doveva traghettare la famiglia del re e tenersi a sua disposizione passò Simei, figlio di Gera, prostratosi davanti al re nel momento in cui questi stava per attraversare il Giordano. Egli disse: non tenga conto il mio signore della mia iniquità e dimentichi la perversa condotta tenuta dal suo servo il giorno in cui il re mio signore usciva da Gerusalemme. Non me ne serbi ancora il re, poiché il tuo servo riconosce che ha peccato. Per questo sono stato oggi il primo di tutta la casa di Giuseppe a scendere incontro al re mio signore. Ma Abisai, figlio di Seruia, prese a dire: nonostante questo, Simei non deve forse morire per aver maledetto l'unto del Signore? Davide disse: che ho da fare con voi, o figli di Seruia, che voi mi mostrate oggi, miei avversari? Se dovrebbe far morire qualcuno in Israele oggi, io so che oggi sono diventato re di Israele. Il re disse a Simei: tu non morirai. E il re gliele giurò. Mefibosete, nipote di Saul, scese incontro al re. Egli non si era pulito i piedi, non aveva curato la barba, né aveva lavato le sue vesti dal giorno in cui il re era partito fino a quel in cui era tornato in pace. Quando giunse da Gerusalemme per incontrare il re gli disse: perché non veniste con me, Mefibosete? Questi rispose: oh re mio signore, il mio servo mi ingannò, perché il tuo servo che è zoppo aveva detto: io mi farò sellare, l'asino monterò e andrò con il re. Ed egli ha calunniato il tuo servo presso il re mio signore, ma il re mio signore è come un angelo di Dio, fa dunque ciò che ti piacerà. Poiché tutti quelli della casa di mio padre non avrebbero meritato dal re mio signore altro che la morte, non di meno tu avevi messo il tuo servo tra quelli che mangiavano alla tua mensa. Quale altro diritto potrei avere? E perché dovrei continuare a supplicare il re? Il re gli disse: non occorre che tu aggiunga altre parole. Ho deciso. Tu e Siba, dividetevi le terre. Mefibosete rispose al re: si prenda pure egli ogni cosa, poiché il re mio signore è tornato in pace a casa sua. Barzilai, il galaadita, scese a Rogelim e attraversò il Giordano con il re, per accompagnarlo di là dal Giordano. Barzilai era molto vecchio, aveva 80 anni e aveva fornito i viveri al re mentre questi si trovava a Maanaim. Infatti era molto facoltoso. Il re disse a Barzilai: vieni con me oltre il fiume, io provvederò al tuo sostentamento a casa mia a Gerusalemme. Ma Barzilai rispose al re: troppo pochi sono gli anni che mi restano da vivere perché io salga con il re a Gerusalemme. Adesso
Ho 80 anni. Non posso discernere ciò che è buono da ciò che è cattivo. Non posso più assaporare ciò che mangio o ciò che bevo. Non posso più udire la voce dei cantanti e delle cantanti. Perché dunque il tuo servo sarebbe di peso al mio Signore? Solo per poco tempo andrebbe il tuo servo oltre il Giordano con il re? E perché il re vorrebbe ricompensarmi con un tale beneficio? Ti prego, lascia che il tuo servo se ne torni indietro e che io possa morire nella mia città presso la tomba di mio padre e di mia madre. Ma ecco il tuo servo Chiaman. Passi egli con il re mio signore e fa per lui quello che ti piacerà. Il re rispose, venga con me Chiaman e farò per lui quello che ti piacerà. Farò per te tutto quello che desidererai da me. Quando tutto il popolo ebbe attraversato il Giordano e l'ebbe attraversato anche il re baciò Barzillai, lo benedisse ed egli se ne tornò a casa sua. Così il re passò oltre e andò a Gilgal. Chiaman l'accompagnò, tutta la gente di Giuda e anche la metà della gente di Israele avevano scortato il re. Allora tutti gli israeliti vennero dal re e gli dissero, perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e ti hanno fatto attraversare il Giordano al re, alla sua famiglia, a tutta la gente di Davide? Tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini di Israele, perché il re ci appartiene più da vicino. E perché vi adirate per questo? Abbiamo forse mangiato a spese del re? O abbiamo ricevuto qualche regalo? Gli uomini di Israele risposero agli uomini di Giuda. Il re appartiene a noi 10 volte più che a voi e quindi Davide è più nostro che vostro. Perché dunque ci avete disprezzati? Noi siamo stati noi i primi a proporre di fare tornare il nostro re, ma il parlare degli uomini di Giuda fu più violento di quello degli uomini di Israele. Parola del nostro Signore. Io ti invito domani perché noi possiamo continuare a leggere il libro di Secondo Samuele e sicuramente noi vedremo lo sviluppo di questa storia. Medita, pensa, riflette, soprattutto all'esempio di Davide, quello che ha fatto e quello che non ha fatto e che il Signore abbia misericordia della nostra vita nel nome di Gesù.